squadre che stanno facendo ingresso in campo in questo momento, Bimbi per mano e allora gli ordini dell'arbitro Andrea Bartolucci di Città di Castello, coadiuvato dagli assistenti Pietro Benedetti di Foligno e Chiara Trotta di Perugia, quarto uomo Giuseppe Ciorba di Perugia, scendono in campo per questa finalissima di Coppa di Promozione Pietralunghese e Cannara. Pietralunghese con Siribe, Guerri, Biela, Galli, Magalotti, Eramo, Aquilini, Alomar, Francioni, Duranti e Quadroni. In panchina con Luca Pierotti troviamo Carli, Birs, Capannelli, Brunelli, Locchi, Nicoletti, Seghetta, De Souza e Casciari. Risponde il Cannara con Siribe, con Cosimetti, Cardoni, Luce, Camilletti, Trentini, Sapienza, Bazoffia, Piantoni, Facundo Ferrario, Raccichini e Senigallia. In panchina con Giampiero Ortolani troviamo Liotti, Roselli, Baglioni, Frustini, Tommaso Baglioni, Nuti, Della Vedova, Manuali e Franco Ferrario. Diciamo, partiti in questo istante, questa finalissima di Coppa di Promozione che vi stiamo trasmettendo live dal Barbetti di Gubbio. Rebiela lo supera, insiste ancora Bazoffia, va sul mancino, lui che conosce benissimo questo stadio, 1-2 stretto, ancora Bazoffia, pisce giù in area di rigore. Il destro di Raccichini, palla tagliata, palo! Occasionissima Bazoffia, il palo colpito di testa nel Cannara. In difesa c'è anche il l'italo finlandese Sapienza, attenzione palla buona per Duranti, traversa incredibile di Federico Duranti, scarico per Cardoni, taglio di Bazoffia, lo vede, lo serve ancora Bazoffia in area di rigore, va sul sinistro, finisce giù, vediamo un po', tutto regolare secondo Bartolucci. Scambio corto, Aquilini, è uno schema, palla per Duranti, Federico Duranti, ma che cosa si è inventato il numero 10 rossoblu? È un gol, è un gol di pregevole fattura, è un gol che arriva su calcio piazzato. Sombrero, palla che resta lì, ancora Bazoffia. Ferrario dalla distanza, traversa! Sfortunatissimo il Cannara. Apertura ancora per Senigallia, tocco buono per Piantoni, la girata dice no, si rive, scivola poi Piantoni. Allo stadio Barbetti di Gubbio, cenno di intesa fra l'arbitro e i due portieri, si parte. Va sul destro il brasiliano, cerca il fondo, tiro cross, vediamo se riesce a tenerla viva Quadroni dall'altra parte, sì, a due passi c'è Locchi, palla rimessa in mezzo, Francioni, Emanuele Francioni, è una sentenza in area piccola, da lì non può sbagliare e con questo sono 20 in stagione per il puntero rossoblu. Al Casini la gara, avuto inizio alle 15.30, Scaramucci ora fra Ferrario e De Souza, vediamo un po', vediamo un po'. Scatta il rosso per De Souza, giustissimo, sacrosanto. Espulsione, un gesto assurdo di De Souza, partita finita, si accende una rissa senza motivo. Eramo che colleziona vittorie anche lui. Di coppia. Eccoli qua i tre fischi da parte di Bartolucci, la Pietralunghese si aggiudica la Coppa di Promozione, lo fa battendo 2-0 il Cannara nella finale del Barbetti, la decidono Duranti e Francioni. Mister, al di là del risultato, io direi un bellissimo spot per il calcio umbro oggi, perché un campo importante come quello di Gubbio, due tifoserie veramente molto numerose quest'oggi, il fair play a inizio partita con lo scambio dei doni, quindi direi che chiaramente c'è il rammarico per la sconfitta, ma è un bello spot questo per il calcio. Beh, per il calcio umbro credo che questo sia un evento importante, perché all'inizio la Coppa Italia sembra che non interessa a nessuno, poi alla fine 30 squadre guardano e due la fanno. In questa cornice, con un pubblico di categorie superiori, credo che sia stato un giorno molto bello. Ripeto, chi vince ha sempre ragione. È il regalo, girati pure in favore di camera Giuliano, verso di noi, sì. È il regalo anticipato per i tuoi 60 anni questo? Questo è un bel regalo, perché sai, la partita l'hai vista, è iniziata duramente, loro tutti avanti, una bella squadra, un bel gruppo veramente, anche loro ci hanno messo in fortissima difficoltà, quindi ha fatto gol. Cioè stavolta chi è entrata ha portato avanti la partita, perché la palla loro ha preso palo, la nostra è entrata e poi quello che è successo l'avete visto. Fortunata nel primo tempo che in una finale non guasta con i due legni colpiti dal Cannara, ma siete stati bravi e
cinici a colpire quando dovevate. Sì, ma tanto lo sapevamo che incontravamo una squadra molto forte, quindi ci è andata anche bene, soprattutto i primi 20 minuti, perché loro sono partiti fortissimi, quindi ci è andata bene, abbiamo sfruttato la fortuna e poi dopo abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Sono contento per questi ragazzi, per il pubblico, per tutto il paese di Pietralunga, perché veramente sono incommiabili, ma no, oggi sempre, e se lo merito, e soprattutto il patron Giuliano si merita questa Coppa Italia.